Buonasera a tutti, bentornati, bentornati in questa rubrica. Quest'oggi torniamo a farci una bella barba. Oggi voglio proprio condividere con voi una rasatura in relax che mi faccio, come spesso faccio il lunedì. E partendo dal rasoio voglio mostrarvi un pochino questo è il rasoio che utilizzerò oggi, che è un Kama. E poi, quest'oggi a livello di procedura voglio partire con un po' d'acqua sul pennello, quindi acqua calda, acqua bella calda nel pennello. E andare subito a idratare la pelle. Quindi strizzo il pennello un po' dopo averlo bagnato di acqua calda bene e vado proprio a idratare, portare un pochino di acqua. Poi senza andare a, diciamo, strofinare troppo perché vedo che la pelle inizia subito a diventare un po' rossa, perciò sarà magari il fine giornata e tutto. Tamponiamo, ma non facciamo fare alle setole un lavoro troppo, diciamo, stressante per la pelle. Poi, pre-barba e mi prendo un pre-barba senza mentolo, lo vado a prendere. E mi metto il Cipresso in vetiver di Proraso. Il mentolo che magari mi tende un pochino a creare un po' di vasodilatazione, lo evito, visto che questa è una rasatura, diciamo, della sera. E la rasatura della sera ovviamente non è uguale alla rasatura della mattina, quantomeno. Sono delle dinamiche che cambiano. La rasatura della mattina potrebbe essere uguale alla rasatura della sera di un'altra persona, ma diciamo che la sera la pelle tende ad essere un pochino più stanca, meno distesa, un pochino più stressata, la giornata addosso, magari abbiamo mangiato, bevuto. La dinamica è diversa rispetto alla mattina. Perciò questo. E poi come terzo passaggio, proprio per provare una procedura differente, andiamo a farci una rasatura, quindi una rasatura acida. Quindi prendiamo un balsamo, in questo caso prendo questo qua,
una buona quantità e ci andiamo a massaggiare invece che col pennello, andiamo a distribuire questo balsamo, quindi andiamo ad idratare molto, gonfiare sia la pelle che il pelo. E ci andiamo proprio a radere così, con una procedura un pochino diversa. Mentre quando andiamo a fare la classica saponata con i saponi che conosciamo, quello che facciamo è andare a creare, a destrutturare il pelo attraverso il pH che si alza tanto. Qui invece facciamo la cosa opposta. Idratiamo, se vogliamo prenderne un altro pochino ne prendiamo un altro po'. E ci proviamo a fare questa rasatura per vedere un po' cosa succede, per sentire un po' la scorrevolezza. Dobbiamo prendere un goccino d'acqua per... E si parte, ci si asciuga bene le mani, che la presa della mano deve essere bella ferma, e vediamo un po'. Asciuga mano, ci asciughiamo le mani, lo rimettiamo qua. E si parte. Anche se uno può pensare, ma come, ma così, chissà come sarà aggressiva. In realtà vi posso dire che c'è un'ottima scorrevolezza. Ovviamente dobbiamo assecondare magari il rasoio a fare dei movimenti un pochino diversi perché comunque stiamo lavorando. Nelle condizioni differenti. Vi garantisco che il rasoio è leggero quanto lo è quando facciamo la saponata, diciamo, tradizionale. Andiamo a prendere questo angolo che è sempre buio, dove rimangono sempre i peletti. Passiamo all'altra metà.
Vediamo di non tagliarsi sul neo. Sono veramente stupito. Ecco, il neo forse un goccino l'ho tagliato. Sono veramente stupito da. Come si sente comunque leggera la lama. Mano destra. Cercate di farvi una ripresa un po' più zoomata per magari mostrarvi meglio un po' di particolari. Ok, adesso ci diamo una seconda passata. Prendiamo un goccio d'acqua. Vediamo un po' di contropelo, sempre asciugamano ad asciugare bene le mani. Vediamo leggeri. La cosa interessante di questo tipo di preparazione della pelle è che si crea proprio uno strato protettivo sulla pelle che ci fa sentire proprio più liberi di fare, più distanti dalla pelle. Magari ci fa andare un pochino meno in profondità, perché ci mantiene un po' più lontani, perciò. Però eventualmente se poi volessimo dare un ultimo tocco, andare un po' in profondità, andiamo a usare un pochino di borotalco. Il borotalco va ad asciugare, la pelle torna ad essere, diciamo, perde un po' di spessore, si ritira un pochino per capirsi, e
il peletto che è rimasto all'interno della pelle torna fuori e diamo un'ultima passata. Ma qui anche questa zona, che per esempio per me è molto, sempre molto noiosa, sento fastidio qui, mi sento molto più protetto, interessante. Proviamo anche di qua. Secondo me sta venendo fuori proprio un bel risultato. Sapevo che sarebbe stato interessante, ma non mi aspettavo che su di me avesse questo tipo di risultato per forza, ecco, molto molto interessante. A questo punto che facciamo? A questo punto potremmo mettere anche come dopo barba, siccome abbiamo portato, diciamo, molto in basso. Cosa fanno i dopo barba solitamente post rasatura, quelli cremosi, quelli senza alcol? Tendono a buttare giù il pH che abbiamo alzato in precedenza con il sapone. Ma noi siamo invece andati in basso con il balsamo, perciò tenderei più che altro magari ad equilibrare e a prendere il pre-barba anche come aftershave, senza però mentolo, che magari potrebbe richiamare calore, potrebbe richiamare, diciamo, potrebbe richiamare sangue. E ci diamo questo come dopo barba. E siamo certi di aver riportato, almeno pensiamo di aver riportato, il pH della pelle a quello che più o meno è il pH naturale della pelle, cioè leggermente acido. Dopo di questo direi che sarebbe finita la procedura per essere proprio ligi a questa, diciamo, rasatura un po' più scientifica, però non ti vieta che ci possiamo dare un colpettino di dopo barba alcolico. Io per esempio ultimamente mi sono particolarmente innamorato di un dopo barba che è diventato il mio profumo di questo periodo. Adesso vi faccio vedere qual è. Il risultato è buono, lo sento. Il Garibaldi di Abate la Mantia, ultimamente I'm falling in love. Anche qui c'è dopo barba e dopo barba, perché qui sicuramente abbiamo alcol, ma abbiamo anche più protezione, perché i componenti di questi prodotti sicuramente rispettano di più la pelle rispetto ad altri. La qualità qui è oggettivamente alta. Siamo pronti. Io spero che questo tipo di procedura
sia stata per voi magari una scoperta nuova o una certezza nuova, un esperimento da provare. È ovviamente un qualcosa che è la conseguenza di una valutazione. Non è detto che funzioni con tutti, anzi, al contrario, funziona solamente in certe situazioni. Perciò la situazione base da cui provare, su cui provare è: ho un po' di secchezza, ho la pelle un po' secca, il pelo non è troppo duro, perché prendere un pelo molto duro e andarlo a idratare, a gonfiare, puoi far diventare a livello di passaggio di lama ancora più difficile. In quel caso magari abbiamo più bisogno di destrutturare il pelo con una saponata classica. Ma se la questione di base è che siete particolarmente secchi e che, come pelle, che avete bisogno quindi di idratazione, allora questa è una prova che potete fare. Ci sono queste due zone basse qui che sono leggermente rosse, non so se si vedono, ma sono zone in cui non è stata fatta la rasatura. Io vi ringrazio, grazie per stare sempre con noi, per seguirci, grazie di seguire il nostro progetto e ci vediamo alla prossima.